Oggi vorrei parlare di Aspasia, perché nel romanzo di Diotima è una protagonista femminile insieme a Diotima, con un ruolo fondamentale sia nella narrazione e sia per la funzione che svolge storicamente e filosoficamente. Aspasia chi è? È un personaggio storico, quindi io mi sono basato per il romanzo su elementi dati proprio da documenti storici, dati da tutta una letteratura su Aspasia. Non per niente chiudo il romanzo con alcuni versi di Leopardi della sua lirica intitolato proprio ad Aspasia, spiegheremo il perché. Quindi Aspasia ha un ruolo, dicevo, fondamentale. È una donna milesia, convive con Pericle, quindi è l'amante di Pericle. La sposerà, non la sposerà, ma è anche la compagna, l'amica di Diotima, perché Diotima l'ha cercata a Mileto e in qualche modo le due donne vengono coinvolte in questo progetto, che è un progetto di una colonia greca, Mileto, rispetto alla madrepatria che è Atene, per contribuire proprio a una innovazione, a una rivoluzione politico e culturale e artistica portata avanti da Pericle. Mentre Diotima rappresenta la speculazione filosofica di che cos'è l'eros, e quindi in ogni suo gesto, in ogni gesto di Diotima, traspare, si rinnova la concezione dell'eros, e quindi tutte le sfaccettature dell'eros in una ricerca che diventa poi simbolica, oltre che filosofica, metaforica, platonica, socratica e platonica nella contemplazione del sommo bene. Aspasia invece rappresenta l'eros umano, che però in qualche modo anche lei è una mediazione con il divino, tra l'umano e il divino. Però mentre in Diotima è ricerca, in lei è realizzazione del modello. Quindi Aspasia è il simbolo dell'eros, dell'amore umano, dell'amore che ha gli elementi del divino, ma che si realizza umanamente. Quindi è un modello, un sogno di grande aspirazione, e lei ama Pericle, vede nell'eros con Pericle la realizzazione dell'eros per la prosecuzione della specie, per l'eternità, e non per niente nella storia diventa il simbolo dell'amore come bellezza femminile, come esaltazione del sentimento più puro, ma anche più carnale, dell'eros.